Lei è accusata dell'omicidio di sua figlia Elise di 15 mesi. Lei sa perché ha ucciso sua figlia? Non saprei. Spero che questo processo possa dirmelo. E tu, Rama? Procede bene con il tuo nuovo romanzo? Mm. Potresti accompagnare tu la mamma a fisioterapia perché io farò tardi. No, mi dispiace. Potresti anche fare uno sforzo, però. Mi sono comportata come se non lo fossi. Non ho detto niente a nessuno. E poi temevo per Lily, volevo proteggerla. Da che cosa? Dalla malevolenza. Lei ha scientemente nascosto l'esistenza della bambina. Lei forse legge la mia mente. È una favulatrice. Non riuscivo a sollevare la testa. La vista si offuscava. Ho paura di essere come lei. Come chi? Come mia madre. Signore e signori della giuria, questa è la storia di una donna fantasma, di una lenta scomparsa, una tragica discesa negli inferi. Madre e figlio sono quindi incastonati uno nell'altra, inestricabilmente. Tua madre è una donna distrutta. È straziata dalla vita. Siamo, per certi versi, tutte dei mostri. Ma mostri terribilmente umani. Ain't gonna stop now.